Poracci, bravi tutti che avete riconosciuto questo simpatico platform indie. E anzi, per chi non lo conoscesse, vi consiglio di recuperarlo. Mentre un grazie speciale va a Knuckles D-Hot, che ci ricorda uno dei momenti più bassi mai toccati da Nintendo. Ashige, ma che me combini? Vabbè, pronti per il prossimo round? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in attesa che esca la Switch Pro. Manca poco. Chiamatemi pure Oro Michele, perché questa sarà una puntata ricchissima. Andremo a dissezionare all'interno Switch OLED. Torneremo ad ascoltare i deliri dei giornalisti di Bloomberg che proprio non vogliono accettare il fatto che Switch Pro non esiste e daremo il benvenuto a quello che sembra essere uno dei peggiori giochi di sempre. Cosa volete di più? Io non lo so, ditemelo voi. Anzi, fate una cosa, lasciate un like e iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche per aiutarmi nel mio progetto di conquista di YouTube. Bravi! Poi, se proprio volete esagerare, c'è il Poreon, il Patreon dei Poracci. Con tutta questa ricchezza, a questo punto, tanto vale condividere, no? In caso, trovate il link in descrizione. Iniziamo! Prima di scendere nel vivo della puntata, partiamo con qualche notizia al volo. E ormai è inutile ribadirlo, ma se seguite questo canale, andate sul sicuro, non si sbaglia mai. Più o meno. Comunque, come largamente anticipato, i giochi leakati del PlayStation Plus di ottobre sono stati confermati da Sony e quindi dal 5 del prossimo mese sarà possibile aggiungere alla propria libreria PlayStation Hell Let Loose, solo per PS5, Mortal Kombat X e PGA Tour 2021. Altro mese sottotono? Decisamente sì, soprattutto se facciamo un salto dalle parti di Microsoft. Hop! Ok, non che la lineup dei Games with Gold sia così entusiasmante, ma Microsoft ne ha appena fatta un'altra delle sue sul Game Pass. Si sono aperte infatti le danze del TGS e per ammaliare il pubblico giapponese, l'azienda di Redmond ha deciso di aggiungere tre bombette al catalogo del Pass: Scarlet Nexus, AI The Somnium Files e Mighty Goose. L'ultimo è praticamente Metal Slug con le oche, che descritto così è tipo il gioco del secolo. Il secondo è una visual novel con tante recensioni positive, mentre il primo, porca miseria, è uno dei giochi più interessanti del 2021. Se siete tra quelli che hanno resistito nell'acquistare Scarlet Nexus al Day One a prezzo pieno, beh, aprite subito il pass e scaricatevi per One o Serie XS l'action targato Bandai Namco. Mamma mia che salvezza, che è il pass. Grazie, zio Phil. Tempo di grandi ritorni, almeno secondo i rumor. Sony avrebbe affidato il reboot di Twisted Metal a Lucid Games, lo studio che recentemente si è occupato di Destruction All-Stars, titolo che nonostante le ottime premesse e il moderato entusiasmo della critica, non ha saputo mantenere attiva la sua fanbase, cadendo presto nel dimenticatoio. Lucid Games rimane lo studio perfetto per resuscitare una IP così importante del catalogo Sony. Ricordiamo che l'ultimo capitolo è uscito nel lontano 2012 e si parla addirittura di un progetto free to play pensato per accompagnare una serie live action prevista per il 2023. Avete mai giocato a un Twisted Metal? Dovreste, perché la serie capitanata da Sweet Tooth negli anni ha proposto titoli di tutto rispetto. Passiamo alle notizie del giorno. Ormai Switch OLED è più diffusa di PlayStation 5 e tutti, ma proprio tutti, stanno facendo degli unboxing su internet. Anche Nintendo, decisamente in ritardo rispetto agli altri canali, ci ha graziato con il primo spacchettamento ufficiale, a cui si è aggiunta poi anche l'analisi di Austin Evans. Cosa possiamo ricavare da questi video? Beh, innanzitutto che Nintendo dovrebbe assumere qualcuno per farsi fare le thumbnail dei video. Sul serio, una così brutta neanche io riuscirei a farla. Comunque, continuano i mega spoiler della grande N, che dopo averci raccontato tutto Metroid Dread, ha deciso di farci vedere per filo e per segno, anche se in modo poco professionale, il contenuto della confezione di OLED. Non viene mostrata la console in funzione, quindi è difficile esprimersi sulla qualità dello schermo, ma un bel pollicione in su per la nuova dock, che fa veramente la sua porca figura. Il redesign lo trovo molto azzeccato. Ben più interessante l'unboxing di Austin Evans, colui che verrà ricordato come lo youtuber che misurò la temperatura di PS5 nel modo sbagliato.
Il buon Austin non si è accontentato di unboxare la console, ma ha deciso di aprirla per dare uno sguardo approfondito alle sue componentistiche. A una prima occhiata superficiale, l'hardware di Switch OLED è estremamente simile a quello della revisione 2019 della Switch. Ci sono alcune piccole modifiche al sistema di dissipazione, le più evidenti nella ventola principale e nella larghezza del cavo, ma si tratta probabilmente di ottimizzazioni nel processo produttivo. Il system on chip è lo stesso, così come la batteria, che riporta la medesima sigla. Paradossalmente la novità più evidente è relativa alla meccanica del kickstand posteriore, ora decisamente massiccia e robusta. Evans parla di una console sostanzialmente silenziosa che nei primi test non ha presentato problemi di surriscaldamento. Aspetteremo qualche prova più approfondita, magari portata avanti da canali più tecnici come Gamer Nexus, Digital Foundry e Spawnwave, per scoprire se OLED si comporta in modo diverso rispetto alla Switch base. E neanche il tempo di far uscire Switch OLED che Bloomberg torna alla carica con i rumor su Switch Pro. La famosa testata proprio non ci sta nell'ammettere la sconfitta e a costo di perdere ancora più credibilità continua a riportare notizie a proposito di una fantomatica Switch in 4K. Questa volta però anche Nintendo si è irritata e ha deciso di rispondere pubblicamente alle speculazioni di Bloomberg. Una cosa bellissima. Secondo Takashi Mochizuki, almeno 11 diversi team sarebbero in possesso di toolkit forniti da Nintendo per sviluppare giochi per Switch in 4K. Questi development kit sarebbero in possesso di studi molto diversi tra di loro, da grandi publisher fino a piccole realtà indipendenti, e tra questi sarebbe incluso Zynga, azienda specializzata nel mercato mobile. Zynga, con la Switch in 4K. Vabbè. Per Mochizuki i kit sarebbero stati inviati prima di un repentino cambio di strategia da parte di Nintendo, che a fronte della scarsità di microconduttori avrebbe ripiegato sul progetto OLED, lasciando spiazzati tutti quanti, anche gli sviluppatori. Qui arriva però la parte interessante. In conclusione dell'articolo viene affermato che una potenziale Switch Pro non potrebbe essere venduta prima della fine del 2022 e addirittura il progetto potrebbe essere scartato da parte di Nintendo, visto che già in passato l'azienda non si è fatta scrupoli ad abbandonare progetti già noti al pubblico. Insomma, come al solito, una ricostruzione molto fumosa che, se da una parte cerca di fornire prove schiaccianti dell'esistenza di Switch Pro, dall'altra non fa che tutelarsi aggiungendo: potrebbe non succedere, ma se succede. Ormai sono anni che Bloomberg parla di questa revisione, prima o poi qualcosa di nuovo arriverà, ma ormai mi sembra che non ci stiamo più con i tempi. Una eventuale Pro a un solo anno di distanza da OLED mi sembra un affronto al consumatore troppo esagerato anche per Nintendo, ma a questo punto vogliamo veramente continuare a parlare di Switch Pro a fine 2023? Spero che a quel punto Nintendo proponga la sua next gen e non un miglioramento di un hardware uscito nel 2017. Comunque, stavolta Bloomberg l'ha sparata così grossa che anche Nintendo è uscita dal suo solito no comment, con un tweet sul suo profilo aziendale che precisa quanto il report sia falso e pieno di incorrettezze, senza specificare quali siano, e ribadisce come non ci sia nulla in lavorazione all'infuori di OLED. Rassicurazioni che però abbiamo imparato a prendere con le pinze. E in chiusura, poracci, parliamo di quello che forse è il lancio più disastroso dell'anno, quello di eFootball, un progetto che aveva un grande potenziale ma che da subito Konami ha faticato a comunicare in modo adeguato al pubblico. L'idea di proporre un nuovo impianto di gioco free to play e a supporto continuo sembrava potesse essere la strada vincente per dare uno scossone a un settore, quello dei calcistici, ormai ristagnante da anni. Purtroppo, nonostante l'anno di pausa che ha portato l'edizione 2021 di PES a essere una semplice season update, il cambio di direzione intrapreso con eFootball non è partito col piede giusto. Il passaggio dal Fox Engine all'Unreal Engine 4 ha portato numerose complicazioni, complice anche la volontà di rendere eFootball eseguibile da qualsiasi piattaforma, anche mobile, e la scarna offerta contenutistica, che verrà arricchita seguendo una roadmap che ha fatto storcere il naso a molti, sono fattori che hanno contribuito a una ricezione estremamente negativa del titolo da parte dell'utenza. Il tracker Steam 250 riporta una percentuale di gradimento dell'8%, la più bassa mai registrata sulla piattaforma, e le oltre 4.300 recensioni presenti su Steam sono tutt'altro che lusinghiere. La natura free to play lascia spazio ad ampi margini di miglioramento, ma sarà Konami riuscire ad emergere da questo pasticcio mediatico?
in situazioni come queste è molto difficile cambiare l'opinione del pubblico, che molto spesso parte polarizzato e ipercritico a prescindere, e dare in pasto all'utenza un prodotto in uno stato così embrionale e poco rifinito è sostanzialmente un suicidio. Voi poracci avete provato i football? Cosa ne pensate? E questo era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani per un nuovo video, magari anche uno shorts, chissà. Voi fate i bravi, diffondete il verbo, quello di Poro, e nerdate duro. Io sono il ProLed, Michele Pro. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Mi è venuta un'idea geniale, ma avrò bisogno di un termometro e di una PlayStation 5. Poi vi spiego.